dentro tra deserti città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farà. Ben diventato spietato eroe del male, acclamato dalla folla per la sua crudeltà con gli atleti, vuole impossessarsi della polvere di Shariman, ma Farhat con uno stratagemma ferma il vortice. Le Olimpiadi sono salve e Ben torna con i nostri amici. Farhat! Piccolo ma coriaceo! Sì, davvero! Coraggio, ragazza! Avanti, colpiscimi! Ho troppa paura di farti male! Non preoccuparti, Ali Sayed ha la testa dura! Bollenti sabbie, colpisci con tutta la forza che hai! Coraggio! Spaccami la testa! È il caso di dire va dove ti porta la spada. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Mi dispiace, non riesco. Non ti scoraggiare adesso, passiamo al tiro con l'arco. Nobile arte in cui eccelsero le leggendarie amazzoni, che in fondo erano donne come te. Sì, è come immaginavo. La polvere di Shariman ultimamente sta cambiando, è più scura. Sei pronta? Ricorda, inspira profondamente e mira decisa con un occhio solo. Non restare troppo tempo con la corda tesa. Inspiri, miri e scocchi senza ripensarci. Io mi sarei messo in testa un bel cocomero. Bossie e trivelle, che spavento! C'è mancato un pelo! Ancora non ci siamo! Posso riprovare? Si è fatto tardi! E io ho i borek sul fuoco! Proviamo qualche mossa di difesa personale! Karasho! A scuola andavo forte col jiu-jitsu! Karasho! Non voglio sapere quali scuole hai frequentato! Questi granelli neri non c'erano prima. Vuol dire che quando la polvere dello Shariman è entrata nei buchi neri, ha assorbito una parte del Namirash. Allora, vediamo come te la cavi. Sei armata e io ho solo due chele e un pungiglione. Dovrebbe essere facile così, no? Forza! Forza, colpisci, che aspetti? Facile, no? Avanti, ora prova tu. Oh, Tilda, arrivi nel momento giusto. Stavamo provando qualche mossa di autodifesa. Vieni, vieni. Mettiti in posizione e cerca di colpirla. Coordinati bene, con la sinistra devi il colpo e con la destra affondi sull'avversario. Pronta? Oh, scusa, ti ho fatto male, non volevo. Non preoccuparti, non è niente, succede. Tilda, Laila, venite, presto! Meno male. Non ti abbattere, ragazza, domani andrà domani, sicuramente meglio. Temo di avere un impegno. Eh.
Decifrando il canone dei guardiani, voi avete scoperto come fossero riusciti a creare lo Shariman e il Namirash. Correttissimo, usarono delle sabbie rare, direi magiche. Esatto, ricordate com'erano? I guardiani portarono con loro sabbie purissime, raccolte in ogni parte del mondo. Con tecniche che purtroppo non conosciamo, le trasformarono nei due cristalli. Abbiamo visto che la polvere di Shariman riesce a chiudere i buchi neri e fermare il loro incantesimo. Tutto correttamente corretto? Bene, forse ho scoperto un'altra cosa. La polvere è cambiata, non è più lucente e bianca come sempre. Ora contiene particelle scurissime. Sì, si distinguono bene. Particelle di Namirash. Lo Shariman le attira secondo il principio di attrazione degli opposti. Questo conferma la nostra ipotesi che in fondo ai buchi neri c'è lo scorrettissimo scorpione nero. Karasho! Ora sappiamo con sicurezza qual è la nostra missione. Cacciare i buchi neri, chiuderli e riuscire a catturare ogni volta un pizzico in più di Namirash. Quindi dobbiamo andare dritti laddove sappiamo che c'è un buco nero ancora in attività. Vale a dire... A Silvermore, a casa! Sì! Finalmente potrò rivedere il mio papone! Bene, il tuo desiderio si è avverato prima del previsto. Ali, a tutta volatilla! Non mi ha nemmeno riconosciuto! Guardalo, se ne sta lì senza muoversi, lui che non stava fermo un momento! Non posso crederci! È uno stato di trance profondo, sicuramente generato dalla sua esposizione alle forze di tenebra. Però non ha i vortici negli occhi, è un buon segno. Dici? Vedrai che appena saremo riusciti a chiudere il buco nero di Silvermore, il tuo papone si riprenderà del tutto. È già successo a Pechino e in Australia, ricordi? Spero tanto che tu abbia ragione, Farhat. Questo non serve, e nemmeno questo, come non detto, ma ci dovrà pure essere qualcosa che... Eccolo qui, ci siamo! Pozzi e trivelle, fa al caso mio! E funziona anche! Ah! Per tutte le sabbie mobili, un elefante! Ci siamo, sì, siamo a cavallo! Ora ti dimostrerò che anche con un po' di tecnica e di intuizione si possono fare autentici prodigi. Osserva e ammira. Sì, beh, e allora? Basterà dargli una spintina all'inizio e poi si muoverà da sola motu proprio. Moto che? Si muove per inerzia. Sì, va bene, ma a che serve, me lo dici? È una sonda. L'ho costruita con un po' di cianfrusaglie trovate qua e là. La getterò all'interno del buco nero per studiarne la struttura molecolare. È un'invenzione degna di una spedizione della NASA su Marte. Grazie a me avremo la prima immagine del fondo del vortice. Per il pungiglione del diavolo! Bene, ora diminuisco la velocità. Ah, un serpente! Faccia, si fermi, signora Smith, si fermi! Ma cosa ha fatto? Lei ostacola la scienza! In questo giardino non ci sono mai stati serpenti! Invece da quando ci siete voi, beduini! Ma come si permette? Guardi che ne ho anche per lei! Calmati, calmati, donna! Non farci perdere tempo! Serpenti, scorpioni parlanti, tende piantate in un onesto giardino inglese! Ora mi sentiranno! Se non regge a quella furia, figuriamoci con il vortice della tenebra. Sì, credo che dovrò perfezionarlo, così non va. Che cos'è questo insopportabile fetore? Si sente persino da casa mia. Fetore? Questo è il profumo delicato che attira ogni viandante sulle piste del deserto. È l'odore che ha deliziato principi e regine e che ha messo fine a guerre fratricide. Disgustoso, nauseante, puzzolentissimo fetore! Lei non può dire questo! E va bene, diffidente e pallida signora, assaggi! E soltanto se mi chiederà scusa gliene darò un altro. Non è possibile!
Pure a vederlo sembrerebbe... No, qui c'è qualcosa che non va. Volete essere come me? Ora ricordo, Ben in Black, ero proprio io. Per fortuna io non sono più io. Cioè, voglio dire, Ben in Black. Solo che per le pulci del mio cammello non so più cucinare. Dov'è Tilda? Io non posso venire con voi. Devo restare con Papone. Quando chiuderete il buco nero, io dovrò essere lì con lui. Ve la caverete correttissimamente bene. Laila sa cosa fare. Non è vero? Mm-hmm. Ci mancherai, Tilda. Fate nero il buco nero. Buona fortuna! E adesso da che parte andiamo? Dividiamoci. Ben, tu resta qui. Farai da staffetta. I primi che scoprono qualcosa avvertono gli altri. Io vengo con te. No, aiuto! La terra mi sta inghiottendo! Ehi, così mi prude anche il naso! Su con le gambe, ciccione! Non potremmo usare una delle tue pozioni? Non potresti dimagrire un po', invece? Bollenti sabbie, ma che succede? Molto mettetemi spiritoso, giù. Che cosa hai usato? La farfallilla? Ne dai un po' anche a me, così mi muovo leggero? Ma che fai? Dove vai? Aiuto! Spero che la pozione finisca di colpo e tu faccia un bel volo! Guarda che tipo, piantarmi in asso così. Comunque, meglio solo che accompagnato da uno scorpione dispettoso. Mrok, la caviglia! Me lo sono storta! Ai, che male! Aspetta! Siediti. Fammi vedere. Ti faccio male? Non lì, qui. Credo che sia molto grave. C'è solo una cura per farlo guarire. Io... Oh! Sei impazzito, Farad! Non ho fatto niente! È stato il ramo a colpirti! Non ti credevo capace di una cosa simile! Se non ti piaccio, potevi dirmelo! Oh. Laila, aspetta! Non ti sto prendendo in giro! Credimi, io non potrei mai fare una cosa... Oh! Sbrighiamoci, sta succedendo qualcosa che non capisco. Forse anche questo è opera del buco nero. Ah! Ben, aiutami! Certo, eccomi, volo! Che fame, che fame, che fame! Mm. Eh? Oh! Oh! Che meraviglia! Lamponi, more, fragole, ribes! È tutto in un unico cespuglio, incredibile! E nessuno scorpione in vista! Squisita! In fondo, la pausa pranzo è un diritto! Che buone! Aiuto! Maledizione, non ci riesco! Attento! Ombra! Eccomi, fratello, ci penso io! Hanno tolto il sole! No! Mi dispiace! Farad! Tilda! Cos'è
è successo? Perché sei qui? Ben è nei guai, presto! Dilda! Aiutami, ti prego! Eccomi! Per fortuna non sono profonde queste sabbie mobili! No! La polvere di Shariman! No! Ma com'è successo? Scorrettamente corretto, e Farhat dov'è? Non pensare agli altri! Solo chi ha l'aiuto della foresta può annientare il buco nero! Sei sola, vai! Vado, anche se non so dove. Prendi il sentiero a sinistra, ma sbrigati! Riconosco la scorrettissima radura. Non c'è dubbio, è qui che Papone ha trovato il buco nero. Il buco nero non c'è più. E adesso? Ormai tutto dipende da me. Papà, Farhat. Laila, guarda! Mrak, tutto questo molto Mrak! Posso crederci, correttamente meraviglioso! Oh! Vuoi giocare? Oh! D'accordo, mi arrendo, hai vinto! Grazie! Forse Ali e Rashid ce l'hanno fatta! Karasu, andiamo a vedere! La foresta ci chiude la strada! Non riesco a capire. Il buco nero si dovrebbe essere richiuso. Noi siamo stati liberati, allora perché la foresta è ancora così ostile? Non ci aiuta, ma non è contro di noi. Forse agisce per conto suo, non c'entra con la tenebra. È inutile, Farhat, torniamo indietro. Qualcosa mi dice che dobbiamo riunirci agli altri. Hai ragione, torniamo a casa da Tilda. Hopla! Uno, due, tre, quattro! Non lo farò mai più, pozzi e trivelle sgangherate! Non mangerò più un lampone nemmeno sotto tortura! Questo ti farà bene! Che accidenti è? Antiallergilla, e fai! Non potresti preparare una semplice pillola per una volta? Puntura di vecchio scorpione assicura sempre la guarigione! Tilda! Oh, meno male, siete qui! Ce l'avete fatta! Dov'è Tilda? Ma come? Non era insieme a voi? Ah, con noi! Non preoccupatevi per Tilda, la foresta l'ha sempre protetta! 620, 621... Ai! Grazie, quanta premura! Oh, è per me!
È tutta colpa tua se le cose vanno così storte. Da quando sei arrivata, Tilda non è più la stessa e nemmeno Farat. Aspettare fa rima con mangiare. Non ci proporrà ancora quelle sue terrificanti polpette da beduini. Non sono polpette da beduini, sono Borek. Sei sicuro che la pozione era giusta? Non passa. Non è colpa mia se hai trangugiato un quintale di quella roba. Insomma, basta. State qui a blaterare e a litigare senza senso quando là fuori Tilda può essere in pericolo. Dobbiamo fare qualcosa. Fidati di me, Farat. Non devi preoccuparti per Tilda. Ehi, c'è nessuno in casa? Ah, Tilda, finalmente! Qualcuno vuole un po' di polvere magica? Correttamente corretto. Eravamo in pensiero. Già. La foresta ha dato a te polvere di Shariman. Tieni. Sei tornata. Papone! Vogliate scusarmi, adesso vorrei restare un po' da solo con mia figlia. Mi sentivo protetta. E poi la quercia mi ha fatto da altalena e mi ha cullato come se fosse... Io ti devo dare alcune spiegazioni. Te la ricordi, la tua mamma? È arrivato il momento di confidarti un segreto. Greta era l'unica guardia forestale di Silvermore, ma per lei non si trattava di un lavoro. Nella foresta si sentiva a casa. In paese la gente diceva che era un po' strana, un'eccentrica con qualche rotella in meno, ma per me era una fata. Non ho mai capito bene perché avesse scelto di sposare un rozzo minatore come me. Poi arrivasti tu, la più bella bambina dello Staffordshire. Appena poteva, Greta ti portava nel bosco. Oppure giocava con te per ore. È da lei che hai preso l'intelligenza e la curiosità per tutto ciò che era un po' insolito. Una brutta notte d'inverno ci fu un'alluvione. Rischiava di travolgere tutto. Greta volle a tutti i costi andare a controllare. Naturalmente io cercai di dissuaderla, ma quando si metteva in testa una cosa non cambiava idea. Anche questo hai preso da lei. Al momento di salutarmi ebbe come un presentimento. Pensa a Tilda, io cercherò di tornare quanto prima. Mi fece promettere che ti avrei cresciuta al meglio delle tue straordinarie potenzialità. Io giurai, senza nemmeno immaginare, che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei visto la mia meravigliosa, dolcissima fatina. Torna presto! Dopo settimane di ricerca fu data per morta, ma il corpo non fu mai trovato. Era scomparsa nella sua foresta. Il villaggio e la miniera si salvarono dall'alluvione grazie a una diga di tronchi e rami formatasi naturalmente. Nessuno spiegò mai quel miracolo. Io so che la mia Greta non abbandonò Silvermore e non ha mai abbandonato te. Per questo hai un rapporto speciale con la foresta. Questo privilegio ti ha consentito di sconfiggere il vortice. Chiunque altro sarebbe stato inghiottito. Ti voglio bene. Grazie, papà. Grazie per tutti questi anni. Ora scusami, ma sono un po' stanco.